Ciao ragazzi, io sono Red e in questo pillole si parla di valigie e portafucili morbide o rigide? Scoprirete la risposta dopo la sigla. La differenza sostanziale tra una valigia morbida come può essere questa e una valigia rigida invece come questa qua che è di Evolution è sostanzialmente la protezione che il nostro fucile riceve. Ovvero, ovviamente, se andiamo a utilizzare una valigia portafucile, che poi è una borsa in realtà, e che all'interno di questo genere di borse non abbiamo nessun tipo di protezione, è solamente leggermente imbottita. Questo è normale in quanto sono state pensate per trasportare il fucile senza che questo si veda e non tanto per tenerlo al sicuro, proteggerlo e il resto. Infatti queste le consiglio per chi ha appena cominciato, ha preso un fucile abbastanza economico, deve semplicemente buttarcelo dentro per poterlo trasportare senza camminare per strada con un'arma in mano, che non si fa, non va fatto, non fatelo. Un lato positivo però di queste borse, per quanto siano ovviamente economiche e non proteggano il fucile, è la presenza delle tasche. Ovvero, quando siete soprattutto all'inizio e andate a giocare sostanzialmente solamente col fucile, potete mettere in queste tasche qui laterali tutto quello che vi serve. L'utilità di queste cose però si ferma lì. Per i giocatori invece che giocano da più tempo, io consiglio una valigia rigida. Questo perché? Molto semplicemente perché il fucile qui dentro è al sicuro. Perché dico questo? Beh, perché normalmente chi gioca da tanto tempo ha una squadra, e quando si va a giocare con la squadra normalmente si fanno delle macchine con adesso solamente 3 persone, ma a volte anche da 4-5 persone, il che vuol dire che tutta l'attrezzatura viene messa nel bagagliaio e normalmente viene impilata una sull'altra in modo tale che ci possa stare l'attrezzatura di tutti. Ecco, questo è un problema se avete una borsa morbida. Questo perché se noi pensiamo che bene o male ci sono 4 fucili uno sopra l'altro, la pressione che si esercita su quelli sotto magari poi si smuovono, sballano, vengono sballottati qua e là, e il resto, il fucile può andare a subire degli urti, può andare a subire degli schiacciamenti, magari anche le ottiche si vanno a rovinare, e quindi è un peccato. In questo modo qui invece questa valigia lo tiene completamente al sicuro, è bella rigida, evita che venga schiacciato e rovinato, e il fucile è sempre al sicuro. Senza parlare del fatto che grazie alla schiuma solida che c'è all'interno, una volta che ci appoggiate dentro il fucile è andata a chiudere, chiudendo anche le chiusure, quello non si va assolutamente a muovere. Io addirittura ci metto dentro anche i caricatori e quelli si muovono e rimangono fermi, non ballano all'interno della valigia. In sostanza, se siete all'inizio, una borsa economica del genere va benissimo, ma se giocate da tanto tempo, avete un fucile soprattutto costoso, noi raccomandiamo l'utilizzo di una di queste valigie qui. Senza parlare del fatto che sono indistruttibili, sembrano sì di plastica normale, ma non è assolutamente così. La mia personale, che è un Evolution come questa qui, si è leggermente sbeccata perché è caduta da 2 metri d'altezza, perché l'avevo appoggiata sopra uno scaffale e, visto che io sono molto intelligente, poi dopo è caduta dritta di angolo e si è leggermente rovinata e funziona ancora perfettamente da 2 metri d'altezza. Quindi, insomma, no? Sono ovviamente entrambe, sia quella rigida che quella morbida, presenti in più versioni, alcune più imbottite, alcune meno imbottite. Parlo principalmente per quelle morbide, come quella che avevo fatto vedere nel video della stanza delle armi, e allo stesso tempo ci sono ovviamente anche in più versioni di queste qui rigide. Soprattutto molto figa questa versione qua, che come avete visto è lunghissima, ma soprattutto offre queste pratiche rotelline che vi permettono di utilizzare la borsa in questo modo, come un trolley. Non si vede un cazzo. Che vi permettono di trasportare il fucile come un trolley. In realtà così io sto passando l'aspirapolvere, però il concetto è il medesimo. Ovviamente ci sono una miriade di marchi e case produttrici di questo genere di borse e valigie. Noi però personalmente, per quanto riguarda soprattutto quelle rigide, preferiamo andare con Evolution. Questo perché Evolution le fa produrre direttamente dalla Negrini, che si occupa di produrre borse per armi vere, che fornisce anche all'esercito. Infatti sotto alle chiusure potete leggere lì Negrini. Vi dissocio nel dubbio, YouTube senta male. Negrini, compagnia. E a differenza di altre compagnie, case produttrici che producono roba da soft air, ma tanto dicono sì, ma tanto è roba finta, che cazzo te ne frega, qui c'è una qualità abbastanza alta e garantisce al vostro fucile di essere sempre al sicuro, anche perché è stato certificato. Bene ragazzi, questo è indicativamente tutto quello che volevo dire su queste due borse, valigie e trasportatori per fucili. Se avete ulteriori domande, se avete ulteriori dubbi, se volete sparare qualche stronzata nei commenti, noi siamo qua sotto che vi aspettiamo a braccia aperta. Grazie per esservi sintonizzati e noi ci vediamo questo sabato con una nuova incredibile recensione. Stay hungry! Clip post video, cosa possiamo fare?